Ciao ragazzi, eccoci al quarto episodio di questa serie dove costruiamo un sentiero. E avendo girato un po' adesso abbiamo trovato molto divertente questa parte, ma ci siamo accorti che in quella curva in piano secondo me possiamo fare un ottimo lavoro. Venite a vedere. Allora, qua si arriva abbastanza forte, un po' in contropendenza. L'idea è di pulire la zona qua a fianco al muretto, così si può anche tagliare un po' questa piccola sinistra. Per adesso non l'abbiamo ancora fatto perché si sarebbero arrivati troppo forti in quella destra lì. Allora, pulendo lì, la velocità qua aumenta di entrata e abbiamo visto questi tre alberi. Uno, due e tre laggiù. Uno, due e tre. L'idea appunto è di fare una sponda usando questi tre alberi. Uno è qua, piantiamoci questo. Il secondo è qua e il terzo è il nostro amico qua. L'idea è appunto creare una sponda che colleghi questi tre alberi e mettiamo diversi tronchetti qua per sostegno e per creare una bella sponda. Questo disegno fa veramente schifo, però l'idea appunto è arrivare, usare questa sponda. Secondo me è molto inclinata e quindi si riuscirà a saltare dall'uscita di questa sponda verso un'altra sponda da questa parte. Quindi sarà un destra e sinistra. Appunto, come dicevo, destra usando quel tronco, questo tronco e questo, ci appoggiamo. Io vorrei farla bella alta. E di qua, secondo me, si può fare uno shark fin, un salto in uscita, che in aria si cambia direzione e si atterra in questa zona qua. Un'altra zona con tanta terra, tronchi in giro ne abbiamo a disposizione e secondo me viene davvero una gran figata. Quindi immaginate, destra, salto, sinistra in sponda e poi abbiamo un altro rettilineo dove chissà cosa faremo. Comunque l'unico che lavora, gli unici che lavorano sono loro due. Qua avessimo il cubo quadrettato. Minga minga. Questo cosa facciamo? Lo teniamo anche lui? Giornata di lavoro molto produttiva, tanta fatica, però lo scheletro della sponda è praticamente finito. Mancano ancora un paio di tronchi qua. E poi dovremo riempire con dei tronchi un po' marci che si romperebbero subito, li mettiamo tutti qua sotto, riempiamo con la terra e poi si va a ridare. Anche se ci manca ancora un po', però gasati. Come per magia è pronta anche la seconda sponda. Non è stato sicuramente facile, ci è voluto tanto lavoro, però è venuta davvero una figata. Adesso l'idea che avevo di curva destra in sponda, salto e controsponda sinistra è reale. L'abbiamo provata un po',
Purtroppo siamo stati fermi 4 mesi, perché se non lo sapete c'è una pandemia globale in corso e c'è stata anche tanta neve, tanta pioggia, tanto brutto tempo, e per 4 lunghi mesi non siamo venuti qua sul sentiero. Però so che molta gente l'ha fatto, mi scriveva, mi ringraziava per come avevamo lavorato, e sono super felice di questo. Adesso siamo qui, vi faccio vedere un po' come viene raidando in bici e godetevi questo pezzo di video. Arrivo! Ok ragazzi, il video finisce qua, spero che il nostro lavoro vi sia piaciuto. Sicuramente girando in bici è una figata, è super divertente ed è proprio come volevo farlo. E grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, grazie a Pinci che è dietro la telecamera, e grazie anche a quelli che hanno sistemato le altre parti del sentiero, perché c'è stata una variante che è stata creata poco tempo fa. Quindi non so chi siete, ma grazie mille, e magari scrivetemi in privato così organizziamo un'altra joint venture per continuare a lavorare su questo trail. E niente, ci vediamo al prossimo giro. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace a questo video perché so che vi è piaciuto, e ci vediamo alla prossima. Ciao!